ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Da Alessio ad Alessio, poche ore dopo l'elezione a sindaco di Sant'Elpidio a Mare, Alessio Pignotti si è seduto sulla poltrona di primo cittadino ed ha ricevuto dalle mani del suo predecessore Alessio Terrenzi le chiavi della città. Beh, una grande emozione, una grandissima emozione, siamo stanchi ma naturalmente c'è felicità, allo stesso tempo c'è un grande senso di responsabilità perché stare seduti qui, no, comporta una certa pesantezza e sentire già, no, la responsabilità del ruolo, ci mettiamo subito sotto al lavoro ed è necessario e fondamentale iniziare subito così. Domani ripartiamo, sicuramente voglio un po' ristabilire quello che è l'ordine delle cose, perché mi sono dimesso, poi nell'ultimo mese anche in cui ero assessore ho abbandonato un po' quelle che erano le questioni, ho cercato sì di stare sempre attento a quelle che erano le mie deleghe, ma ho abbandonato un po' il tutto e quindi devo rimettermi un po' in carreggiata, un incontro con tutti i dirigenti, un incontro soprattutto con la segretaria generale per capire da dove siamo rimasti e da dove ripartire. Un gesto simbolico di un momento di amicizia e condivisione che entrambi si erano augurati, in cui il ruolo di Terrenzi nella campagna elettorale è stato sottolineato ed analizzato con lo sguardo al futuro e la disponibilità sempre al primo posto per la sua città e per tutti i suoi concittadini, anche quelli che sono stati i suoi avversari. Mi sento davvero rilassato e soddisfatto. Oggi ci siamo scambiati, insomma, le consegne con il sindaco adesso Alessio Pignotti, mi sento davvero bene, sono contento per come è andata questa campagna elettorale. Il futuro di Alessio Terrenzi è quello di consigliere comunale a Sant'Elpidio a Mare e di consigliere nella provincia di Fermo, quindi sono davvero soddisfatto per questo obiettivo che ho raggiunto. Ci sarà tutto il contributo che il sindaco vorrà, ovviamente ho 18 anni di esperienza perché ho fatto 3 anni il consigliere comunale, 5 anni l'assessore e 10 anni il sindaco, quindi ero dei 236 candidati il candidato con l'esperienza maggiore, quindi conosco ogni tassello di questo comune e se il sindaco vorrà il mio supporto ci sarà, ovviamente dipende quello che lui mi chiederà, io sarò nella mia massima disponibilità.